Radio Gol. Risultati, classifica e commenti sulla partita dell'Ascoli Picchio. A cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli. Buonasera a tutti, bentrovati. Nuova puntata di Radio Gol in studio da Latte Miele Ascoli a Maltignano, Alberto Crementi. Sandro Conti. E in regia Eugenio Gaspari. Sandro Conti, è arrivata la prima sconfitta dell'Ascoli a Pisa, partita anomala per le vicende che circondano la squadra nerazzurra, per il fatto che il pubblico non fosse allo stadio ma fosse fuori, per la grande attenzione mediatica su questa squadra, quella toscana di Gattuso, un nome quindi importante per la categoria, che alla fine in qualche modo può anche aver influenzato tutto ciò che ruota intorno al mondo del calcio. Però intanto l'Ascoli ha perso giocando maluccio, Sandro? Sì, è stata una partita deludente, ma ancor più deludente è stato l'arbitro Chiffi di Padova, il quale non ha avuto gli attributi per assegnare al 92esimo, mi sembra, un calcio di rigore solare all'Ascoli. Poteva essere finire 2-2 e il 2-2 sarebbe stato il risultato più equo, perché tutto sommato il Pisa ha effettuato due tiri in porta facilitati da due gravi errori da parte della difesa, e su questo Aglietti dovrà lavorare sodo, perché gli automatismi difensivi non funzionano come dovrebbero. Abbiamo preso sempre gol per mancanza di una strategia ben precisa in base alla circostanza in cui la squadra si viene a trovare. Per cui, tornando all'arbitraggio, un rigore così solo lui non lo ha voluto vedere. Voluto è la parola giusta. Non ci vuole, io capire. I nostri hanno protestato, ma tanto qui gli arbitri servono e non servono in mezzo al campo, perché difficilmente riescono a valutare le cose con obiettività. Vedo delle situazioni che vengono valutate in maniera veramente che ti lascia con il fiato sospeso, ma come si fa a non vedere, come per esempio ieri sera l'espulsione e il fallo su Luis Adriano? Come fa un arbitro a non vedere una cosa del genere, insomma? Un arbitro e gli svariati collaboratori, no, in Serie A. Orsato viene indicato come... Sì, ma lì a Pisa, per esempio, io sono convinto del fatto che se non fossimo stati nei minuti di recupero l'avrebbe dato, perché il movimento così innaturale, braccia larghissime da parte di Ditacchio. Il braccio destro, mi sembra. Sì, no? Sì, ma proprio una cosa invereconda, secondo me, andare con rigore. Contesto il fatto che tu dica se non era dei minuti di recupero, ma perché i minuti di recupero sono fasulli? Senti, come Don Abbondio, no? Il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare. Sì, no? Sì, vabbè, questo, ecco. lo diceva Manzoni. Appunto, quindi se tu a quel punto della partita non sei in grado di fischiare serenamente come se fosse il decimo del secondo tempo, mio, vuol dire che non sei un arbitro adatto per grandi sfide, perché sì, questa è stata mancanza di coraggio. Tutto qua, era troppo evidente. Trasmissione, ogni partita ripetiamo sempre le stesse cose, viviamo sempre le stesse situazioni, definiamole negative, ma io dico, benedetto Dio, ma allora cambiate mestiere, no? Se non ve la sentite di... Cioè, in questo caso mi tocca darti ragione, io di solito sono anche piuttosto contrario alle contestazioni sugli arbitri, però era solare, palese, evidentissimo, non è che c'è stato un dubbio, il contatto dentro fuori area, involontarietà, qui non conta la volontarietà o l'involontarietà in questa azione, perché ha allargato le braccia in maniera innaturale, ha aumentato la dimensione, il volume del corpo, e la mano e il braccio ha preso in pieno la palla, finito, non c'era neanche da discutere, non dovevano nemmeno protestare quelli del Pisa se avesse dato il rigore. Invece il fatto che tutto ciò non cancella la deludente prestazione della d'accordo, squadra, però come hai detto tu neanche il Pisa ha fatto stravedere, no, semplicemente Pisa ha trovato un gran tiro sul quale forse anche Lanni poteva fare qualcosa in più, perché sul suo palo sotto l'incrocio, insomma, bastava stare mezzo metro più avanti e
È vero che ha indovinato l'angolo, però non era. No, non ma era lì, poi lì c'è stato un nessuno che abbia fatto la diagonale sull'uomo che arrivava in corsa. Se fai la diagonale, cambia tutto. Non può più tirare. Anche il secondo gol, mamma mia, ragazzi, una difesa imbarazzante. Su questo dovrà lavorare molto, moltissimo. Sì, anche perché Aglietti adesso qualche alibi bisogna pur darglielo, perché consideriamo Augustin doveva essere il titolare e le ultime due partite non si è visto, non c'era per l'infortunio. Mengoni, che era il più in forma, purtroppo ha saltato proprio questa partita. Rientrava Gigliotti o Ghigiotti, come volete dire alla francese. Allora, spieghiamo una volta per tutte. Si dice Gigliotti perché lui ha detto è italiano, cioè è di famiglia italiana, sì. nato in Francia, sì. Però il padre è Gigliotti. Sì, infatti lui ha detto che gli va bene essere chiamato Gigliotti. No, lui vuole essere chiamato Gigliotti. No, lo chiamano Gigliotti, bravo che hai specificato. Allora, Gigliotti, dicevo, rientrava, però non era al top della forma, perché anche lui reduce da un infortunio. Cinaglia è sempre un po' in difficoltà, quindi stavolta la coppia era Cinaglia e Gigliotti, la prima volta che giocano insieme questa stagione. Prima avevano giocato Augustin e Mengoni e Gigliotti, Cinaglia e Mengoni. Non riusciamo ad avere i due titolari. E si vede che manca l'affiatamento, poi, no? In forte ambasce, una difesa che traballava ogni qualvolta. È fortuna che loro non c'avevano niente davanti proprio. Due errori pagati caro, un grave errore dell'arbitro ci ha negato la possibilità di poterla giocare male, ma portare a casa un punto. Tutti dicono che queste sono situazioni che ti fanno crescere, che danno due schiaffi per svegliare una squadra giovane. Io guarda, penso che se giochi male e pareggi cresci anche. Ma io penso che stiano studiando un robot che faccia l'arbitro. Elimineranno gli uomini e arbitreranno i robot. Beh, almeno saremo certi che della neutralità, della loro neutralità, del non coinvolgimento emozionale. È veramente ogni settimana la musica non cambia mai. Io sinceramente questa volta sono andato via molto amareggiato, perché se magari poteva starci la sconfitta, nel senso, hai giocato male. Poi il gol di Alberg, che pure non mi è piaciuto, devo dire personalmente, la prestazione di Alberg non mi è piaciuta, perché ha fatto solamente il gol, ha giocato poco, ma ha fatto due errori veramente elementari quando cercavamo di spingere, ha perso due controlli di palla impedendoci il serrate finale. Non mi è piaciuto, insomma, al di là del gol non mi è sembrato calato nel ritmo e nel clima di come doveva essere l'assalto finale della partita. Anche il pressing, bisogna dirlo, è mancato molto, molte cose sono mancate rispetto alla partita che avevamo visto in casa, vinta con Vicenza. Io non penso che il Pisa sia così più forte del Vicenza, però l'Ascoli funzionava bene e qui ha funzionato male. Capita, per carità, gioventù, difetti di crescita. Noi abbiamo questa grandissima possibilità, appunto, domani nel recupero. Nessuno gioca, l'Ascoli gioca in casa per di più contro una squadra abbastanza in disarmo, un po' in crisi, il Cesena, che non segna da più di 200 minuti. È una squadra che possiamo e dobbiamo mettere sotto a questo punto, perché così daremo una svolta decisa al nostro campionato, dimostrando che meritiamo almeno il centro classifica. Abbiamo voluto anche sentire, perché quest'anno non c'è mai stata occasione finora, Armando Falcioni, la sua opinione non tanto su questa partita, della quale secondo me non c'è tantissimo da dire, alla fine ne parleremo magari con i radioascoltatori, però buonasera Armando, sentiamo la tua opinione su questa Ascoli di Aglietti, l'Ascoli dei giovani. Buonasera a tutti, innanzitutto ben ritrovati su queste familiari frequenze. Beh, devo dire che io sinceramente, a parte la sconfitta di sabato, mi azzarderei per un commento decisamente positivo, per due motivi. Primo, per il gioco di Aglietti. A me il gioco di Aglietti piace, c'è una certa impostazione, vedo sovrapposizione di sue fasce, ho visto grinta, ho visto un'idea di gioco e sinceramente questo mi fa propendere per un aspetto decisamente positivo del giudizio. E secondo, perché vedo tanti giovani. Mercoledì scorso, una partita vinta
con il Vicenza ho visto tre giocatori dell'Ascoli di Ascoli, come Stolini, Carpani e... Senti, ti stanno assalendo dei cani, facci capire. Sì, ho visto Stolini e Carpani come due giocatori della, questo è il vantaggio di stare all'aria aperta. E poi, sinceramente, ecco, questi sono due aspetti decisamente positivi. Certo che la sconfitta di sabato ha forse sollevato qualche dubbio sul fatto che questo non fosse un Ascoli di livello eccelso, ovvero un Ascoli che potesse ambire per adesso alle alte posizioni di classifica. Di conseguenza, vabbè, non credo che sia questa l'ambizione, sì. Per ora nessuno ha dichiarato, sì, questo, mi sembra, no? E no, poi no, è infatti, abbastanza però, evidente, sai, succede che dopo una vittoria, probabilmente una vittoria convincente, una bella vittoria con il Vicenza, qualcuno magari, certo, poteva perché... sperare che un Ascoli, l'Ascoli dei giovani potesse ambire a un traguardo importante. Comunque, ripeto, ritorno alla domanda iniziale, giudizio assolutamente positivo. Consideriamo comunque che la vittoria col Vicenza, oltre a essere stata la prima, è anche l'unica finora su cinque partite, quindi è una squadra che è vero che magari ha già buttato via dei punti, come quelli di Vercelli per esempio, quei due punti lì gridano vendetta, molto più, sì, quelli che non magari quelli di Trapani. Certo, questa è una squadra giovane, quindi una squadra che probabilmente pecca di inesperienza. Secondo me, se vogliamo trovare, ecco, l'aspetto, il lato, il bicchiere mezzo vuoto, ha una difesa non proprio irreprensibile, manca un leader a centrocampo, ovvero un uomo che possa dettare i tempi del gioco, il classico regista, ovvero l'uomo che abbia un po' di carisma in mezzo al campo. Bianchi non può esserlo, tra l'altro, ecco, l'altro appunto che possiamo fare da Ietti, che secondo me a centrocampo ancora non ha definito le scelte, è partito con Albert centrale, mezzo sinistro Bianchi, mezzo destro Cassata o viceversa, poi spesso cambia in corsa e mette Bianchi centrale, poi ha inserito Carpani, e quindi questo probabilmente è l'altro problema che potrebbe avere la squadra, ovvero di avere un centrocampo non definito e non ha un punto di riferimento centrale. Vogliamo anche parlare del fatto che comunque quello che dovrebbe essere il leader è Gigi Giorgi, tra squalifica e infortunio e nuovo infortunio, finora Aglietti praticamente non l'ha mai visto e sono già passate 5 giornate. Assolutamente, e mi auguro che possa rivederlo, però questi continui infortuni cominciano a preoccuparmi. Non solo a te. Esatto, tra l'altro Giorgi comunque è un giocatore che non può essere un regista, potrebbe essere un mezzo destro, un mezzo sinistro. Però quando parliamo di leader e di esperienza, no? Tu hai citato proprio... Però, nel contempo... l'Ascoli in mezzo al campo avrebbe un leader, avrebbe un giocatore insomma di peso per quanto riguarda carisma ed esperienza. Questo se vogliamo analizzare nel bene e nel male queste prime partite della versione Aglietti. Però tutto sommato, soprattutto dopo aver vissuto le vicende dello scorso anno, che tra gossip e pochezza tecnica alterno, pochezza tecnica prima e situazione confusionaria, usiamo un eufemismo, sì, nella fine gara avere finalmente un allenatore su cui poter fare affidamento e soprattutto un allenatore che mi sembra abbia idee e idee chiare, insomma abbia una idea di gioco sicuramente apprezzabile con tutti i difetti che abbiamo cercato di analizzare in questi 5 minuti, credo che, come ripeto, il bilancio per me in questo momento è assolutamente positivo. Soprattutto in vista del fatto che comunque domani si gioca mentre gli altri non giocano, abbiamo una partita in meno e dicevamo adesso con Sandro Conti c'è questa chance importantissima di fare 3 punti in casa con una squadra abbastanza in disarmo come il Cesena, e a quel punto i punti diventerebbero 9 e saresti improvvisamente nelle zone alte della classifica. Sì, sicuramente questa, anche se l'Ascoli fuori casa non ha mai fatto brutta figura, tutt'altro, a Vercelli come dicevi giustamente tu poteva vincere la partita, anche a Trapani ha giocato un primo tempo di grande personalità e questo vogliamo ricordarlo. Non mi sembra una squadra casalinga, ecco, fino adesso non ho visto una squadra esageratamente casalinga nonostante il bel 2-0 con il Vicenza. Quindi, beh, abbiamo fatto solo 2 partite in casa, quindi dobbiamo avere la prova del 9, diciamo, esatto, così. Però è ovvio che con un pubblico del genere, insomma con l'entusiasmo che c'è,
e credo che giocare, cioè credo sicuramente giocare a Del Duca è una chance in più, e questo partire con 9 punti con una squadra appunto molto giovane che potrebbe essere il limite, ma potrebbe essere veramente la forza dell'Ascoli, perché io sono un grande estimatore di Orsolini, giocatore che merita altre categorie, cioè dei numeri, delle qualità ancora inespresse. Io credo che avere dei giovani che poi trovano la voglia, lo stimolo per poter migliorare, io credo insomma un Ascoli giovane che ha l'entusiasmo dettato dal punteggio, quindi da una posizione di classifica sicuramente incoraggiante, credo che questo potrebbe essere un punto di forza. Certo, avere una squadra molto giovane, e l'Ascoli non è, la storia dell'Ascoli non vede molte occasioni di squadre giovani. Anche Costantino Rozzi, grazie all'esperienza dovuta al fatto che dovevano rischiare insieme a Mazzone, costruì sempre squadre attempate, squadre di esperienza. Solo l'epoca di Bosco fece vedere giocatori giovani che poi emerso come Scarafori, Iachini, Agostini, eccetera eccetera. Quindi è anche una novità vedere un Ascoli giovane, molto giovane, e questo potrebbe essere anche uno stimolo per poter avere maggior seguito, soprattutto al Del Duca, considerando anche le vicissitudini, il terremoto, ho visto che insomma le presenze al Del Duca purtroppo, per cause non dovute a una campagna acquisti secondo me soddisfacente, non ho visto poi il boom del pubblico al Del Duca. In conclusione, per domani cosa ti senti di dire di questa partita con il Cesena? Ma ecco, hai giustamente detto tu, il Cesena non è il Cesena l'anno scorso che vinse per 3-1 tra l'altro su un gol fantasma, però era una squadra di livello che stava in un ottimo periodo, tra l'altro era lo stesso, giocò proprio a fine di settembre, una giornata molto calda, ricordo. Sì. E mi sembra che l'Ascoli ha tutte le carte in regola per poter vincere la partita, perché è una squadra che se vediamo contro il Vicente, contro comunque le secondo me l'unica partita deludente è stato il primo tempo con la Spal, dove l'Ascoli ha patito la personalità della Spal. Per il resto insomma una squadra che non ha mai, a parte la sconfitta di Pisa, non ha mai sfigurato, e quindi io credo che l'Ascoli ha tutte le regole per poter far sua la partita. Certo che anche lì il peccato di inesperienza potrebbe essere fatale, e in questo momento il problema principale è proprio il duo centrale. Se fai caso al primo gol che abbiamo subito, insomma ecco, la posizione della difesa non è stata eccelsa, e questo potrebbe essere il limite dell'Ascoli. Va bene, ringraziamo Armando Falcioni per l'intervento, grazie come al solito, grazie. Ci vediamo al Del Duca. Noi, Sandro Conti, allora c'è questa duplice spunto che ci ha dato. Domani cosa vedremo di fronte? L'inesperienza dei giovani o l'entusiasmo dei giovani? Perché poi è una medaglia che ha due facce ben diverse, quella della gioventù in squadra. Vedi, la cosa che Aglietti deve far quadrare in questo momento è la scelta degli esterni, cioè il gioco ci siamo anche come idea. Purtroppo le esecuzioni che abbiamo visto sabato scorso all'Arena Garibaldi non sono state all'altezza della situazione. Mi chiarisco meglio. Cioè, noi giocare sugli esterni vuol dire che chi va sul fondo debba saper crossare la palla. Intanto ci deve andare sul fondo se parli di Almici. Ma io non non c'è mai andato, ha fatto 30 cross ma mai dal fondo. Io quello che vidi in occasione della partita di Coppa Italia con il Lecce non si è più ripetuto, proprio gli esterni molto larghi, terzini che scendevano, crossavano. Beh, col Vicenza per l'arbitrato si è visto anche, sì. anche con il Vicenza, e quello che ho visto invece contro il Pisa mi ha lasciato un po' perplesso, perché bisogna fare le scelte giuste domani, no? non si può sbagliare. Non mi sono piaciuti gli esterni per nulla proprio, non capisco perché si dica Cacia, ormai
la storia la conosciamo a memoria. Certo. Cascia va lanciato sugli spazi. Se tu non lo lanci sugli spazi e gli dai i palloni alti, ho visto Cascia tre volte alle tre quarti. Ho visto tre volte Cascia alzarsi di testa e spizzare la palla a chi? A nessuno, perché la punta più avanzata è lui. Quindi a Cascia non si devono servire le palle, non si deve verticalizzare il gioco per Cascia. Cascia palla a terra, possibilmente sugli esterni mettere le palle, imbucare le palle davanti alla porta, perché lui è il classico rapinatore d'aria. Allora, per domani arriverà il Cesena, noi vogliamo sentire un attimo, prima di tornare poi con tutti i radioascoltatori a parlare anche della partita di Pisa, sentiamo le dichiarazioni di Aglietti, dichiarazioni che sono state rese ai nostri colleghi di Piceno Time. Sentiamo un attimo che cosa ha detto. Bisogna approcciarla bene, la squadra è una squadra cesena che gioca bene, gioca un buon calcio, hanno una filosofia molto simile alla nostra, insomma un 4-3-3 con degli esterni molto bravi, con Ciano, Garitano e altri, insomma Di Roberto, gente esperta anche, no? Che conosce bene la categoria, quindi dovremmo essere bravi a non subire queste situazioni che loro vogliono cercare sugli esterni e viceversa cercare di giocare un po' più di velocità rispetto a come abbiamo fatto sabato scorso, questo indubbiamente, però dobbiamo sapere che sarà una partita difficile, insomma Cesena, hai detto tu, ha un organico di spessore importante, lotterà per vincere sicuramente, per fare un campionato di vertice, anche se partito un po' così, però sono le prime partite per tutti e c'è bisogno anche di tempo, no? Un po' per tutti e così anche per il Cesena. Noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione, a far bene, a rimanere ordinati, equilibrati, a giocare con la giusta lucidità per cercare di scardinare la loro difesa. Due impegni casalinghi in serie, un bel trampolino per rilanciarsi subito, il Del Duca sa spingere, lei lo sta scoprendo, la squadra soprattutto nei momenti di difficoltà. Sì, però sono due partite molto difficili, insomma Cesena e Spezia sono due candidate, come dicevamo prima, a recitare un ruolo da protagoniste. Noi in casa però dobbiamo e vogliamo fare risultato, a prescindere da quale sarà l'avversario, però è normale anche che siamo consci delle difficoltà che troveremo noi, però alla stessa maniera vogliamo mettere in difficoltà innanzitutto Cesena, perché prima pensiamo alla partita di domani, che è importante fare risultato, ripartire, e poi ci prepareremo a quella successiva, però andiamo a giocare gara per gara senza guardare troppo in là. Tra le note positive di Pisa, l'impatto dei ragazzi che sono entrati nella ripresa, sia Alberg con un bellissimo gol che Favilli, anche lo stesso Perez si è dato da fare, può contare su tanti giocatori. Sì, ma questo lo sapevo, insomma il gruppo sta lavorando bene, l'ho sempre detto, quindi anche a seconda della stanchezza, di quello che vedo durante la settimana, della partita, degli avversari, sceglierò di conseguenza. Domani potrei cambiare qualcosa anche in funzione di quello che è successo sabato, anche sicuramente di un po' di stanchezza come dicevo prima, forse è giunto il momento anche magari di far rifiatare qualcuno in questo periodo, anche se pur breve comunque ci ha tolto insomma delle energie in questa settimana, ma come dicevo, a prescindere da chi va in campo sono tranquillo, perché so come lavorano i ragazzi e so che daranno sempre comunque 100%. E questo Aglietti in vista della partita. Abbiamo guardato avanti, non abbiamo guardato indietro, abbiamo preferito girare pagina e pensare alla partita di domani. Qualche cambio potrebbe esserci, Sandro? Per esempio, non so, sulla sinistra si potrebbe vedere Felicioli al posto di Mignanelli, non lo so, perché Mignanelli ha tirato la carretta e anche bene fino adesso, a Pisa è sembrato un po' meno. Parliamo di ragazzi di 20-22 sì, anni, però insomma, in vista del fatto abbiamo giocato domenica e comunque sabato ed era comunque una trasferta, no? Poi c'è questa partita, poi c'è un'altra subito domenica, anche se di nuovo in casa, avendole le persone che possono ruotare, insomma, no? Tu non cambieresti? Ma io Mignanelli onestamente non mi è dispiaciuto, ha recitato la sua parte. Assolutamente. Di là dove c'è Almici è da cambiare sicuramente, vedere Pecorini, come abbiamo visto col Vicenza. O Pecorini o Felicioli sinistro, no, Felicioli sinistro. Non si adatta a destra? No, assolutamente. No, assolutamente.
Bravo, Pecorini o Almici, abbiamo due giocatori per ogni ruolo, no? Pecorini è già è tanto. D'altronde Pecorini ha fatto due campionati di Serie B, ma no, ma poi ha giocato bene col Vicenza, non era dispiaciuto più che altro perché anche lui non sarà un fulmine di guerra, non andrà sul fondo a crossare, però molti tifosi adesso, io non è per gettare la croce addosso a un giocatore che poi è stato anche giudicato nelle pagelle in maniera anche piuttosto pesante, ma non è stato lui la causa principale della sconfitta. No. Però è vero che quando per 8-10 volte vai al cross e di questi cross non ce n'è uno buono, ma uno che sia uno, non perché li fai male, ma perché non li fai, o li fai troppo indietro, li fai troppo lenti, o li fai più lunghi o più corti. Voglio dire, almeno dice: ho fatto un cross, l'ho colpita di testa, un momento segniamo. Non c'è stata questa possibilità, allora cambiamo spartito. Forse c'è una cosa che è un handicap per questo giocatore, cioè non ha il tempo della battuta, c'è sempre quel tocchetto in più che poi lo costringe ad affrettare il cross. I cross si devono fare come arriva la palla, si deve crossare senza riflettere, sapere di buttarla in mezzo all'area di rigore dove ci può essere qualcuno che la raccoglie. Appunto, però se tu pensi là deve arrivare, se tu pensi è finita. Esatto. C'è un messaggio che è arrivato da un radioascoltatore al 339 81 49 51, dopodiché andremo in pubblicità e poi apriremo anche alle vostre telefonate allo 07 36 30 41 31. Dice: il rigore c'era anche per loro nel primo tempo, non facciamo sempre le vittime. Allora, io vorrei rispondere perché mi dà fastidio questo discorso, perché primo non facciamo sempre le vittime, anzi Sandro è lo specialista del massacro degli arbitri, ma non facendo la vittima, evidenziando certi errori di solito clamorosi, perché non è che si piange tanto per piangere. E poi nel primo tempo, fino a prova contraria, l'azione è proseguita, l'attaccante è riuscito ad andare al tiro. È molto diversa la situazione. E poi ha applicato il vantaggio, se dava discutibile il rigore, finché si vuole, esatto, però. E poi se dava il rigore, dava il rigore, ma se non l'ha dato e anche ha commesso un errore, che cosa significa? Che se c'è un rigore al 90° deve fare un altro errore per non dare il rigore a noi? Cioè è un ragionamento veramente fallico, permettetemi la parola. Sentiamo un attimo. Andiamo in pubblicità, poi ci sentiamo anche con le vostre telefonate. Radio Gol da Latte Miele, di nuovo in onda subito con i radioascoltatori al telefono allo 0736 30 41 31. Buonasera, chi parla? Ciao, sono Fulvio. Ciao Fulvio, buonasera. Volevo solo dire questo. Confermo quello che ho detto l'altra volta, che il mister sta cercando di organizzare un tipo di squadra in un certo tipo, quindi siamo ordinati, non soffriamo. In prime quattro partite mi sembra che ha fatto un solo errore quando mise Lazzari a Vercelli, che Lazzari purtroppo non è pronto sia fisicamente, ma Marella ci sfondò, potevano segnare solo su una spizzata e fu fatto, però lui ne parlò nella dopo partita, forse è l'unica errore, se no quattro partite perfette. La partita di sabato, io ci stai, vinto la partita, vai su. Era la terza partita, avevi giocato con 30 gradi a Trapani, hai vinto qua bene. Io personalmente, quando l'ho sentito però parlare, questo, ripeto, non cambia di una virgola la valutazione sul mister, assolutamente, perché ogni allenatore può anche fare qualche piccolo errore. Però quando l'ho sentito parlare di partita sporca, che ha detto lui, esiste un solo giocatore in Ascoli che può fare, che è adatto alle partite sporche a centrocampo, che serviva come il pane, che era Dai, anche se non gli fa i movimenti che vuole lui, che lui è uno tattico e vuole tutto preciso, che i giocatori, quelli che giocano, hanno capito il suo metodo, magari a Dai, Perez e qualcun altro ancora fa fatica, ma era l'unico che poteva reggere, non aveva mai giocato. Allora una partita che tu vai su sapendo che è la terza partita, che loro sì stanno in difficoltà, però Gattuso la squadra gioca, supera tre volte il centrocampo, solo Entella ha giocato un po' di più. Se tu andavi su per pareggio, io ho visto la prima mezz'ora andare a fare il pressing alto sui portatori di palla alla linea difensiva loro, cioè non puoi pretendere sempre continuamente di, pure se lui vuole dare proprio un tipo di gioco ben preciso, io lo capisco, però forse sapendo che giocavi dopo tre giorni col Cesena, forse un paio di cambi in più a Dai in particolare, non far giocare Casia, perché sta Casia certe partite che mo di là che gli arriva la palla e gli arriva, non ci sta, quindi lo tenevi riposato per Cesena, col Cesena tra il facendo andavi con 5-4-1, cambiare modulo, pigliavi un punto e finiva lì. Cioè io non vorrei che lui, che è una persona
professionista al 100%, che capisce di calcio al 100%, voglia cercare a tutti i costi di imporre questo metodo per poi portarlo avanti tutto il campionato con qualche giocatore, perché vorrebbe, come faceva con Lentella e ha fatto altre parti. Non so se ha i giocatori o la rosa adatta per fare questo. Io credo, Fulvio, che lui stia imparando e loro stiano imparando, dai. Ma non è una critica, semplicemente un ragionamento. La mia non era una difesa, era una motivazione in più di aggiungere qualcosa, perché effettivamente noi quest'anno dobbiamo cercare di salvarci, e poi se per caso i cosiddetti infortunati, Giorgi, Lazzari, Agustin, anche il francese che non giocava da tanto tempo, si è visto in difesa, non poteva avere la condizione, è andato fuori banda diverse volte, abbiamo preso i gol da lì, ma era normale, non aveva alternative, però a Dai forse ci stava, perché una partita sporca che giochi a centrocampo con un bife che supera tre volte il centrocampo, pure se tatticamente non è perfetto, quelle palle che Ciani andava a spizzare qua Dai non, Ciani non le prendeva o andava in difficoltà. Allora certe volte bisogna avere pure l'umiltà di andare più al punto, non di andare a fare la partita sempre per vincere. Benissimo. Tutto qua. Grazie mille. Non è una critica. Sì, ho capito lo spirito. Grazie, ciao, Fulvio. Ciao. Abbiamo l'email di Pietro di Ascoli. Il Pisa ha vinto per nostro demerito, dice. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma siamo stati troppo leziosi. Cercavamo il bel gioco, ma siamo stati poco concreti, soprattutto in fase offensiva. Nel gol del Pisa con l'entrata. No, nel secondo tempo le nostre azioni erano completamente sterili e si è avuta una reazione dopo il secondo gol del Pisa con l'entrata di Favilli. Purtroppo il solo cacci è facilmente prevedibile. E a questo punto forse è meglio affiancarlo a una punta pesante davanti con un 4-4-2 o 4-4-1-1. Il centrocampo poi non è stato all'altezza, probabilmente un centrocampista in più tipo Addè, quindi anche lui, d'accordo Pietro con quanto ha detto poco fa Fulvio al telefono, avrebbe creato difficoltà al centrocampo avversario. Il Pisa ha fatto la sua onesta partita con grinta e chiudendo tutti gli spazi, non pensando solo al bel gioco, che non abbiamo proprio visto assolutamente, quello che avremmo dovuto fare noi. Ci serva da lezione per le prossime partite in trasferta. Cordiali saluti da parte di Pietro. Ancora una telefonata, buonasera. Buonasera Alberto. Buonasera Palma. Senti, io gli voglio tanto. Ma scusa, mi devi spegnere la televisione. Sì, e poi non hai salutato Sandro, quindi. No, veramente l'ho sentito. Hai detto solo lo Alberto. Sento sempre, anche se lui una certa antipatia ce l'ha su di me, perché l'ho sentito. Ma guarda. A qualcuno, però. Chi disprezza compra. Quello che ha detto ha azzeccato tutto, veramente. Sandro? Perché io a Falcioni gli voglio tanto bene, perché è una persona squisita. Però che non mi venga a dire che i giovani sono l'unico modo per poter farli giocare e per avere una squadra di giovani, ma sono inesperti, che io capisco che corrono e vanno a 300 all'ora, però l'esperienza dove sta? Vabbè, un po' la faranno, no? La faranno, ma allora questo si può parlare quando si sta in Serie D, che sono giovani e devono fare carriera, ma in Serie B ci vuole gente esperta. Anche. Ci vuole gente che anche le punte, dove stanno le punte? Anche, come si chiama, Orsolini è bravo, ma c'ha 18 anni, tutta sta, come ripeto, la stessa esperienza non ce l'ha, e poi la palla secondo me la tiene un po' troppo, la deve dare di più. Ascolta, e domani? Ma un'altra cosa, ne era stata messa in vendita, Pecorini, Cinaglia, tutti questi. Come in vendita? Erano state messe nel come si dice? Nel. No. Oddio, ma non mi fa via la parola. Lo dovevano vendere o no il giocatore? Ma se ce li abbiamo, si vede o che non li hanno venduti o che hanno scelto di tenerli. No, ce l'avevamo, era ripreso, stava senza squadra. Ma che stava senza squadra? Cinaglia aveva il contratto, Pecorini aveva il contratto, no. Ti sbagli. Almici è stato ripreso, ma Cinaglia e Pecorini avevano il contratto. Almici non avevano messo nel mercato per farlo. Non era nostro, è dell'Atalanta, ce l'hanno ridato. Ce l'hanno ridato, ecco, però perché l'abbiamo chiesto. Abbiamo sempre urlato che ci mancava la difesa. Ma la difesa ci siamo ritrovati con quelli dell'anno scorso. Quindi mo i miracoli io spero che una volta ogni tanto li facciamo, ma che li facciamo sempre non credo, perché Pisa a parte giocava per menare, non so quello che faceva anche l'allenatore, gli strilli,
una cosa impossibile da sopportare. E in più tutti i tifosi là fuori che incitavano la squadra. Noi come Cenerendola, come al solito, dobbiamo subire tutte le angherie degli altri e poi soli come cani. Va bene. Beh, questa è una cosa pure che mi però erano comunque fuori dallo stadio e se fossero stati dentro sarebbero stati 8.000, erano fuori ed erano un paio di migliaia, quindi ma non è stato certo il fattore campo. Urlavano, si sentiva proprio. Si sentiva in televisione perché aveva messo il microfono fuori, ma in campo mica sentivano come se fossero stati dentro. Però quello che ma l'allenatore è una cosa proprio ringhio, proprio vabbè, il suo modo di essere. E strunzo come le cose. Allora, domani che facciamo? Dai, veloce, veloce. Chi è che gioca domani? Gioca Pecorini? Probabile. Gioca Mignanelli? Probabile. Gioca, no, Austin, quell'altro che... Austin. Ma Mengoni gioca? Speriamo. Allora ce la possiamo fare. Se no, io non lo so, perché quello di sabato è stata una partita proprio di gente che appena entrata già si era quasi messa l'anima in pace. Beh, insomma, gioca una volta si porta le stelle, una vabbè, volta si fa cascaio per terra. Dagli qualche chance. Dai. Verità, ci vediamo domani al Del Duca, Palma. Beh, anche Cacia, chi gliela dà la palla? Come fa a segnare Quill? Vabbè, non Capilli, perché non gioca fisso? Non fa fare il 4-4-2, do punte. Calma, non cominciamo. Vabbè, non cominciamo. Qua. Va bene, ci vediamo domani. Saluta chi devi salutare che andiamo... Salutare il signor Mario Panichi con tutti i suoi amici. Poi Duilia che si guarisse presto e che tornasse in cose. Ci vediamo domani allo stadio allora. E più tutte le amiche mie, Giuliana, sì. Elisabetta, Paola. Va bene, grazie Palma, a domani. E Zè. Ciao, ecco, soprattutto. Ciao, grazie. Ci sentiamo domani con Palma allo stadio, Valvibrata Bianconera. Messaggio tramite WhatsApp al 339 81 49 51. Giocare contro una squadra che mette 9 giocatori sotto la linea della palla, dando legnate per 90 minuti, rimediando solo 2 ammonizioni, e giocando a palla fattù, sperando nei due davanti che inventino qualcosa, è molto difficile. Mettiamoci pure che non eravamo nella nostra migliore giornata e la frittata è fatta. Visti in TV i pisani sembravano degli armadi, forse sarebbe stato meglio inserire qualche cavallo in più, ad esempio a De. Quando abbiamo giocato anche noi come loro abbiamo avuto le nostre occasioni. Infine il loro secondo gol è partito in fuorigioco, il loro 7 già ammonito andava espulso per entrata criminale su Orsolini e poi il mani clamoroso di Tacchio. Ma anch'io avevo notato la non seconda ammonizione sul fallo che era stato dato, fischiato fallo da dietro su Orsolini, ma siccome era già ammonito poi non è stato espulso il giocatore del Pisa, lì qualche dubbio mi era rimasto sul capitano Mannini, infatti esattamente il numero 7 come ricorda Eugenio Gaspari. Poi Fabio, sabato si sono visti i limiti di questo Ascoli di media bassa classifica, Almici è il solito, difesa inesistente, centrocampo con Carpani molto incostante e Giorgi sempre fuori, e Giorretta dice che siamo a posto, ma vedremo. Sandro, c'era un rigore netto pure per il Pisa, netto fallo di Gigliotti con provvedimento disciplinare, basta trovare le giustificazioni sugli arbitri. Un abbraccio a tutti da Fabio. Su questo abbiamo già risposto, Fabio, ripeti, prima ripeti per favore, ripeto quello che ho detto prima, che un conto è dare applicato la norma del vantaggio, poi dopo lo poteva anche dare il rigore, ha sbagliato però l'ha applicata. Hanno tirato. Poteva anche, visto che non si è concretizzato il vantaggio, dare il rigore. Ma quella è una scelta opinabile, ma è una scelta. Secondo me l'ha visto e ha fatto una scelta. In quell'altro invece non è che ha fatto la scelta, ha avuto paura perché era il 92esimo, 93esimo e non se l'è sentita. Non ha avuto il coraggio, che come abbiamo manzonianamente ricordato, se non ce l'hai il coraggio non te lo non dà te nessuno. Lo puoi dare. C'è niente da fare, non ce l'ha dato, un rigore solare, evidentissimo, all'ultimo minuto di recupero. Quindi l'errore dell'arbitro è molto più contro di noi che contro di loro. E con questo vorrei chiudere l'argomento arbitro, che non è un alibi per la squadra, assolutamente, anche perché io non sono il tipo che va a cercare gli alibi sugli arbitri, però quando c'è da dire le cose diciamole, non facciamo finta di niente. Sandro, volevo dirti una cosa, il Pisa comunque è la squadra con la miglior difesa del campionato, ha subito solo 2 gol, quindi il tipo di gioco che gli dà Gattuso, in casa ha vinto 1-0 e con noi ha subito il primo gol in casa, ha fatto 4 gol e ne ha subiti 2, quindi è una squadra arcigna, tosta, si direbbe un catenacciaro, perché alla fine ma si era vince anche una squadra ostica da affrontare, no? Sì, sì, si vince il campionato o ci si salva con la difesa. Beccandomi la cioè, qui i nostri allenatori hanno una mentalità, una fissa sbagliata, cioè
vogliono attaccare, vincere con il bel gioco. Qui ci sono degli esempi clamorosi, addirittura si vince se hai una difesa forte, se hai un centrocampo discreto e se hai lì davanti uno che fa i gol. Insomma, non è che si scopra nulla di nuovo, però la difesa è fondamentale. Portiere, una volta si diceva, dammi un buon portiere, un buon libero e una punta buona e ti vinco il campionato. No, io intendevo dire anche che, insomma, sì, non è che abbiamo giocato veramente contro una squadra scarsissima, anzi una squadra che ha gli uomini adatti per fare quel tipo di gioco. Sì. Una squadra rognosa, una squadra litigiosa, una squadra Lisuzzo tosta, giocatore che ce n'ha di primavere sulle spalle, appunto, e randellava mica male, quindi non era l'unico. Quindi, però non c'avevano punte, il fatto è quello che hanno trovato il gol con una bellissima giocata, per carità, è stata la spina nel fianco per noi, l'autore del gol Lores Varela, però insomma Varela non è una punta pura, insomma, no, però ha fatto un po' col bello e cattivo tempo contro di noi, quando prendeva la palla ogni volta era un rischio, ha trovato anche quel bel tiro, ripeto, con un po' con la complicità anche del nostro portiere, l'ha messa dentro e lì si è girata la partita, perché secondo me, per come si stava incanalando, era la classica partita da 0-0, loro senza attacco, noi a contrastare a centrocampo. Era scritto lo 0-0. In quel momento la partita era incanalata proprio. Anche perché non hanno avuto altre occasioni, quindi non credo. No, loro due volte sono andati sotto e due volte hanno fatto il gol. Bene. Azione uguale a quella di Vicenza, dice Eugenio Gaspari. Vuoi dire la tua? Sentiamo. No, ha ricordato un po' il tiro di Cascia deviato da Benussi sulla traversa, mentre in quell'occasione Varela ha tirato bene e ha piegato la mano a Vanni. Esatto, quindi questione di centimetri. È questione di centimetri che possono spostare gli equilibri di una partita. Altri messaggi: l'arbitro non ha avuto gli attributi, ci dice un radioascoltatore, per sancire un rigore sacrosanto e ha preferito tapparsi gli occhi e farsela sotto. Ciò non cancella una brutta prestazione del nostro Ascoli, servirà per crescere sicuramente. Qui vengono assolutamente ribaditi i concetti che abbiamo detto io e Sandro. Ascoli, poi, secondo io vi chiedo sempre di firmare, se non altro perché noi ci mettiamo faccia, nome e cognome, fatelo anche voi, mettete un nome, qualcosa, è brutto parlare con dei numeri. Ascoli ha incontrato squadre mediocri, Giorgi Caccia non più affidabili, bene i giovani, bene il mister, 3 punti domani, telegrafico ma anche abbastanza triste come messaggio. Buonasera a tutti, ma secondo voi Caccia non si trovava meglio con il modulo di Mangia? Orsolini e Gatto lo stringono troppo e lui ha bisogno di spazio e palle lunghe, e poi Orsolini è troppo individualista. Ce n'è per tutti, Sandro. Allora, Caccia deve essere lanciato, l'avevi detto anche tu, lo conosciamo, eccetera. Vabbè, però insomma è comunque un giocatore che è una cosa palese, risaputa, insomma, lo conosce risaputa. Anche io credo che lo conosca bene anche Aglietti, non c'è bisogno di dire ad Aglietti come deve giocare Caccia, e quindi, e poi Orsolini è troppo individualista. Orsolini ha i suoi alti e bassi dovuti anche probabilmente alla sua voglia di fare questo primo gol che gli è sfuggito, Sandro, spesso per sfortuna. Ma sì, forse vuole mettersi in mostra, tende a strafare, e in certi momenti invece, quando non hai quel passo per saltare l'avversario, devi capire che devi disciplinarti un po' di più. Ma vedi, sì, è vero che dovrebbe essere un tantino più altruista, però c'è pure lì un'altra cosa, che c'è poco movimento attorno a lui. Quando Orsolini ha la palla, il terzino, io ancora li chiamo alla vecchia maniera, dovrebbe creargli, cioè inserirsi per creargli dello un'alternativa, spazio, cioè, per ricevere un'alternativa, portare via un uomo. Spesso lo bloccano perché non c'ha alternative, però altre volte, poche per fortuna, è troppo individualista, come ha detto il mio ascoltatore. Sì, però io ripeto, secondo me ha forse voglia di farsi notare, o comunque di fare più di quello che in questo momento è riuscito a fare. Un altro messaggio dice: allora, meno male Aglietti, se c'era Petrone eravamo già retrocessi. Vabbè. Esageriamo. Gattuso ringrazia e sorride. Aglietti, dilettante, ha voluto insistere con il 4-3-3 anziché passare immediatamente al 4-4-2, perché la squadra si è trovata subito in difficoltà a centrocampo. Ma che era cieco? Questo è il parere di Mariano. Non spariamo sempre sull'allenatore alla prima occasione. Ci possono essere, è stato rivisto, poi
lui sperava magari più tardi di avere l'occasione, invece il raddoppio del Pisa l'ha costretto a un precipitoso dietro front, Sandro. Ma il discorso è che con due esterni come Gatti e Orsolini, poco propensi a rientrare e a marcare, i rischi sono quelli che abbiamo corso poi a Pisa. Onestamente, io quando ho visto quello avrei preferito vedere Addae in mezzo al campo al posto di un esterno. Però l'allenatore Aglietti decide lui, vede la partita, la imposta lui e va bene così. Beh, noi possiamo soltanto così, ecco, fare un'osservazione non eccessivamente critica. Io la vedevo in questa maniera. Aglietti, che è un professionista, la vedeva in maniera diversa. Pace. E comunque il cambiamento l'ha fatto, magari ha aspettato troppo nel senso del secondo gol, però l'ha fatto. Abbiamo la telefonata, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Enrico. Sì, Enrico, buonasera. Niente, io volevo dire qualcosa in attuale. Stiamo a dirsi una partita, perciò calma, stiamo tranquilli. Abbiamo fatto 4 partite, dobbiamo fare la quinta ancora. No, ne abbiamo fatte 5 per fare la sesta. 5, dobbiamo fare la sesta, uguale, vabbè. Voglio dire, già stiamo dando addosso all'allenatore, quello perché non corre, quell'altro sbaglia. Vabbè, sì. Ma mi pare tutto nella norma, no? Che dice Enrico? Non è sempre stato così. No, allora. È tutto nella norma, però come al solito gli ascolari esagerano. Ma guarda, che io penso che lo facciano tutti i tifosi. È contro l'allenatore, è contro il giocatore. Sì, vabbè, ci sta ancora da crescere, la squadra deve crescere. Cioè, non possiamo comunque condannare dopo 6 partite. Cioè, fino alla partita col Vicenza erano squadre comode, con da tutto certo. Cioè, secondo me ci vuole una via di mezzo. Certo, se vinciamo domani andiamo in Serie A, no? No, hai capito quello che voglio dire. Poi ne abbiamo 2 di fila in casa. Noi vinciamo domani con Cesena, poi vinciamo con lo Spezia, allora in Serie A. Poi la partita che perdiamo dopo, allora siamo certi, siamo. Cioè, l'anno scorso, non ci scordiamo, abbiamo perso 21 partite. Appunto, siamo nettamente in una media migliore, direi. Quindi quello voglio dire, capito? Quindi appunto. Siamo calmi. Grazie Enrico che ci richiama all'equilibrio. Però sappiamo tutti che le tifoserie sono così. E infatti io avevo concluso l'ultima puntata di Radio Gol lunedì scorso dicendo, perché avevo visto un richiamo su un post di Facebook di qualche tifoso dicendo mi sembra di stare su Radio Gol che quando l'Ascoli vince non te ne farò nessuno e quando perde vai che si scatenano. Infatti oggi sono cominciati ad arrivare in doppia cifra i messaggi e anche le telefonate sono aumentate, ma è normale. Io credo che ognuno sia molto più facile vedere e dare la propria idea su cosa uno avrebbe fatto per evitare gli errori, però le scelte le prende uno solo, quindi anche le persone che parlano magari avrebbero agito diversamente, magari con il Vicenza invece lì ha avuto ragione il nostro allenatore, o a Vercelli quando l'Ascoli ha veramente purtroppo non ha portato via 3 punti, ma avrebbe meritato di farlo. A Trapani ha giocato benissimo finora. Io credo che gli indizi positivi su Aglietti siano nettamente superiori rispetto a quelli negativi. No, su questo credo non ci siano dubbi, però torno a ripetere, non ci si deve fossilizzare su una filosofia tattica. Bisogna adeguarsi a volte anche alla qualità dell'avversario, alle caratteristiche dell'avversario. Torno a ripetere, io a Pisa avrei giocato con Addae e non con i due esterni alti, però ognuno la vede alla propria maniera. Certo, parlare dopo, se avessimo sbancato Pisa avremmo, se avessimo pareggiato al 90° su rigore, dice sì, ha sbagliato però abbiamo preso un punto, quindi dai, sì, tante piccole cose fanno la partita, ecco, lo sappiamo che queste cose servano da lezione, cioè per far capire che non è un peccato mortale se uno dovesse cambiare filosofia di gioco per 1, 2, 3 partite. Sì, ma poi Sandro, scusa, come ha cambiato registro l'Ascoli, perché con 2 punti ha cambiato registro, non dimentichiamo che il migliore in campo del Pisa è stato il portiere,
perché ha compiuto due ottime parate, è stato per tutti i giornali migliore della sua squadra, quindi tutto sommato l'Ascoli la reazione l'ha avuta, i giocatori li ha, io credo che lo stesso Aglietti potrà imparare qualcosa della sua squadra, ma siamo all'inizio, ripeto. E poi adesso per esempio Vito ci dice Cacci è un gran giocatore, ma con il Pisa Catenacciaro doveva giocare Favilli, molto più forte fisicamente. Va bene, se non giocava Cacci, però avremmo detto però non hai messo Cacci. È normale, dopo è troppo facile parlare. L'importante è, come abbiamo detto fino adesso e come lo stesso Aglietti ha detto io adesso mi rendo ancora più conto di quello che ho in mano, mi adeguerò. Ma il Pisa non c'aveva una punta avanzata. Il Pisa partiva dalla tre quarti avversaria in su. Prima non prenderle. Prima non prenderle, ben coperto. E poi c'era questo argentino che ha fatto il primo gol, che è partito in velocità. E lì, purtroppo, torno a ripetere, c'è stato un errore clamoroso in difesa. Non è stata fatta la diagonale su lui che avanzava. Se uno dei due centrali avesse fatto la diagonale, non avrebbe avuto il modo di poter tirare in porta, così come tanto più che il centrale si doveva accorgere che il suo compagno era in difficoltà sulla corsa nei confronti di come si chiama, non me lo ricordo, che ha fatto il primo gol, Varela. Claudio, non siamo d'accordo con te, te lo diciamo prima di leggere il messaggio, non per tornare sull'arbitro, dice Claudio, ma anche quello di Genoa-Pescara non ha visto il fallo di mani sacrosanto, non è questione di malafede né di attributi, non l'ha visto e basta, inutile che fate delle congetture, basta con gli arbitri. Io ripeto per l'ultima volta, anche perché siamo in chiusura, non parlo mai degli arbitri. Sono solo io delegato. No, a parlarne male sì, magari ne parliamo in un altro modo, però questa volta secondo me invece non poteva non vederlo, impossibile non vederlo, perché cavolo sta guardando. C'è un braccio larghissimo. Braccio larghissimo, azione scomposta, palla sul braccio, rigore, finito, 1+1 fa 2. Quindi se non te la senti di darlo perché sei minuti di recupero, non sei uno che deve andare a arbitrare, e spero di non vederlo in Serie A a questo punto, a meno che non mi dimostri altro nelle prossime partite, perché la personalità è moltissimo. Comunque domani viene il Cesena, noi ringraziamo Emiro che come al solito ci manda tutte le statistiche riguardanti il prossimo turno. Ascoli Cesena è una partita abbastanza classica per noi, perché i precedenti per esempio sono 21 al del Duca, sì. E una sola volta ha vinto il Cesena, purtroppo l'ultima volta, e qui c'era anche un messaggio di un radioascoltatore. L'ultima volta vinse, appunto, c'è un messaggio, Bomber gol di Porto fantasma. San Giorgio, l'ho tenuto per ultimo, contro il Cesena vorremmo che sia una partita regolare, non come quella dello scorso anno decisa da Foschi, che era il direttore sportivo del Cesena, e dalla terna arbitrale, per non dire poi della partita di ritorno quando ci successe di tutto in quel di Cesena, ma lasciamo perdere quella partita, preferisco dimenticarmela, il buon Baracani ancora ci fa vomitare. Comunque questa partita, dicevo, dei 21 precedenti 10 vittorie e l'Ascoli 10 pareggi, è sempre stata una buona preda per noi il Cesena, 27 le reti segnate dall'Ascoli, 9 invece dai romagnoli. La prima partita si giocò nel 60-61, Ascoli Cesena finì Sandro 2-0, segnarono Santo Padre e Firotto, che tu ricordi sicuramente. Lo marcavo. Tu lo marcavi, perché giocavi nel Cesena tu? No. In altre quando cose. Facevamo le partite d'allenamento. E l'arbitro era Figuccia di Marsala. Firotto era un giocatore del Genoa. Quando venne ad Ascoli era la promessa del calcio italiano, era considerata. Considerato. Non mi sembra sia stata mantenuta, lo conosci solo tu. No, dopo ma era per farti capire, era un giocatore alla Hubner, cioè molto massiccio, molto possente fisicamente. Qualche gol lo faceva, solo che era un po' lentino, e io in allenamento, quando l'allenatore me lo faceva marcare, insomma, andava non a nozze sull'anticipo. L'arbitro sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo, in provincia Pinerolo. Di Torino. E 77 partite dirette in serie di chi? Pinerolo, quell'arbitro che ha fatto pigliare 5 giornate. Sì, ma non era Pinerolo Pairetto. Pinerolo e Michelino stanno lì. Okay.
Dirette 77 in Serie B, Manganiello con 32 vittorie della squadra di casa e 22 rigori concessi e 34 espulsioni. Precedenti con l'Ascoli di quest'arbitro, un Ascoli Vicenza 0-0, ma soprattutto un fantastico Ascoli Cagliari 2-1 l'anno scorso, quindi sì. quel ricordo è molto dolce per noi. I precedenti col Cesena invece 4, però tutte e 4 le partite giocate in casa dai cesenati, 3 vittorie e una sconfitta, l'ultima Cesena Provercelli 2-1 l'anno scorso, anche Cesena Cagliari 2-0. Il Cagliari evidentemente con quest'arbitro è destinato a perdere. Che cosa possiamo ricordare ancora di Ascoli Cesena? La partita che si giocò per la prima volta con i calzettoni rossi in onore di Rozzi, questo me lo ricordo benissimo, vincemmo 4-0. Non mi ricordo, mi sembra nel 2004. Comunque vincemmo 4-0 nettamente. La prima volta giocavamo con i calzettoni rossi, per ricordare Rozzi. Ecco, la 32esimo rigore, 53esimo Colacone, doppietta, Bucchi e Biso. Quella partita fu particolarmente significativa. Ci fu anche una goleada, un 5-2 nel 2007 con doppietta di Bernacci, poi Soncin, Guberti. Gioca ancora Bernacci? Gioca ancora Bernacci, sì. Però nei dilettanti, mi sembra. Ah, si ha segnato. Esatto. Doppietta di Soncin, doppietta di Bernacci e gol di Guberti, poi accorciarono le distanze Ferretti e Sacilotto del Cesena. Il Cesena finora, che è allenato da Drago, che si è dimostrato un mister antipatia sia all'andata che al ritorno, perché all'andata non volle riconoscere il fatto che, pur davanti alle immagini di Sky che ormai aveva visto, la palla non era assolutamente entrata e se lo sono inventato arbitro e guardalinea, e quello falsò la partita perché i gol poi ci rifecero in contropiede, quindi quando tu sei costretto a scoprirti è inevitabile che cambia la partita. Quella partita non l'avrebbe mai vinta secondo me il Cesena se non avessero regalato un gol. E al ritorno invece, quando Baracane ne fece tutti i colori, Drago ebbe il buon gusto, diciamo così, di dire che noi ci stavamo lamentando senza motivo, era da prenderlo al collo e dargli un morso e lasciarlo lì, perché veramente almeno ammetti che giocare in 9 contro 11, non viene dato un rigore all'Ascoli sull'1-0, continue provocazioni da parte di Baracane, insomma lasciamo perdere veramente i precedenti col Cesena con questo simpaticissimo allenatore che saluteremo degnamente domani sera al Del Duca. Vi aspettiamo tutti alle 20:30. Sandro, tu cosa ti aspetti da questa partita? La vittoria, strano. E poi domenica di nuovo al Del Duca, vi ricordiamo che sarà domenica. No, ma non scusa, 20:30, tu hai detto 20:30, ma non no, domani 18:30, chiedo scusa, 18 è vero, 30. È vero. Domani no, perché Sky continua a mettere 20:30. Ma Sky non va su Sky. Perché c'ha, come Sky c'ha l'esclusiva della Serie B. Chiedo scusa, mette, sto dicendo tutto di ieri, oggi ha messo 20:30? Sempre 20:30. No, alle 18:30. Alle 18:30 al Del Duca. Attenzione. Quindi, anche per il traffico, ragazzi. Che alle 5 devi fare la merendina. E poi ci vediamo allo stadio. Vabbè, sempre meglio le 18:30 che non so, a mezzogiorno e mezzo, come è successo altre volte. Vabbè. Però certo che un martedì alle 18:30 non si augura a nessuno. Sì, però chi lavora, chi ha dei problemi. Io ho chiesto un permesso, lo ammetto, per forza. Se non si ha, tutti non si dovranno andare. Chiedere il permesso, perché per non tutti escono. Ora nelle aziende private. Io ripeto che sarà anche un casino per il traffico, perché blocchi la città con tutti i problemi di viabilità che ci sono. Ma questa prostituzione alla televisione mi ha rotto molto le spalle. Quando oggi stasera sono venuto a Martignano. Al semaforo dello stadio la fila arrivava a Monticelli. Ok Sandro, però c'è anche da dire una cosa. Sono quasi un chilometro. Le persone e mezzo che da Monticelli devono andare ad Ascoli vadano a prendere la superstrada, perché se arriva il lungo Castellano sei quasi in centro e ti muovi come ti pare. È inutile intrupparsi e lamentarsi. Quindi domani sera c'è la superstrada. A quell'ora fatela. Ci sarà il casino nero, sicuramente sì. E infatti vabbè, comunque 18:30, e vi ricordiamo anche che domenica la partita con lo Spezia non sarà sabato ma domenica 2 ottobre alle 17:30, quindi ci vuole veramente un memorandum studio, per tutti. C'è lo studio, una partita che inizia a mezzanotte pure. Sì, notturna, non è male. Sì, non è mezzanotte male. Perché per i nottambuli. Va bene, vi ringraziamo tanto. L'appuntamento quindi è domani per la radiocronaca alle 18:30 come al solito, e poi giovedì occhio alla prossima con Serafino Galli e Eugenio Gasperi, che è stato in regia oggi. Un saluto da Alberto Crementi. Sandro Conti. Arrivederci. Radio Gol. Risultati, classifica e commenti sulla partita dell'Ascoli Picchio. A cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.